Gianni Guberlo, al convegno dove si parla di euro e della possibilità di uscire dall'euro da un punto di vista scientifico, segue il dibattito politico, la politica può trarre spunto da quello che si sono letti gli economisti? Beh, intanto è un seminario di grandissimo interesse, la politica deve guardare alla realtà delle cose. E il problema è che alcune delle relazioni che abbiamo sentito oggi ci spiegano come, se non interviene una svolta molto radicale dal punto di vista politico e non solo, l'euro, così come è stato concepito, è destinato a non reggere l'urto degli eventi, a non poter sostenere le stesse premesse sulle quali si è fondato. Quindi c'è qualcosa che non andava nell'impianto iniziale, nell'impostazione iniziale. E gli anni successivi, in particolare gli ultimi 6 anni e questa crisi, che è la più grave del secolo, ovviamente hanno esaltato queste difficoltà. Alcuni degli economisti e dei tecnici che sono intervenuti in questo seminario ritengono che sarebbe giusto e necessario accelerare questo processo, tra virgolette, di dissoluzione concordata della moneta unica, e credo che questa sia anche la posizione di alcune delle forze politiche che saranno presenti qui tra pochi minuti. Io penso che noi abbiamo la responsabilità, anche perché siamo la principale forza che governa oggi questo paese, di porre con grandissima forza il tema oggettivo che qui è stato sollevato in Europa per quel cambio di radicale di strategie, di visione e anche di regole, a partire dai trattati, dal fiscal compact e dalle politiche di bilancio che si sono tenute in questi anni, seguite in questi anni, che non possono essere la prosecuzione di queste esperienze. C'è stata un'economia diversa, come ricordava Gianni Guberlo, la più grave crisi degli ultimi 100 anni, occorrerebbero anche dei parametri diversi e un'elasticità diversa nel considerare i parametri. Ma non c'è dubbio, ma non solo parametri ed elasticità, è evidente che, come abbiamo detto tante volte, quel 3% non è più una formula magica, semmai lo è stata, ma è una camicia di forza, così come il 60% del rapporto tra debito e PIL, che quasi nessun paese dell'Europa, dell'Eurozona o dell'Unione è oggi in grado di rispettare. L'Italia è un grande paese industriale, produttivo, eppure in 6 anni abbiamo perduto un quarto della nostra produzione industriale, 1 milione di posti di lavoro. È chiaro che in queste condizioni o l'Europa si fa carico di quella svolta che dicevo prima, guardando anche al resto del mondo, perché la crisi oramai sì è la più grave del secolo, ma è concentrata davvero nell'Eurozona, in una parte dell'Eurozona. Le politiche monetarie espansive di altri paesi, continenti, dagli Stati Uniti al Giappone, hanno dato risultati diversi. Ieri il dato sulla disoccupazione americana diceva 5-8%, è il dato più basso degli ultimi 6 anni, quindi hanno praticamente riassorbito tutta la disoccupazione che la crisi aveva prodotto. Allora, se la ricorda quella storiella del pazzo che va contro mano e dice accende la radio, c'è un pazzo in contromano? No, ci sono tanti pazzi in contromano, no, e dobbiamo anche porci il problema che forse è l'Europa che ha sbagliato la sua impostazione, la sua strategia, ed è il momento di cambiare, come dice il Presidente, cambiare verso. Cambiare verso cercando l'unità a sinistra, nel centro-sinistra, e scongiurando anche ipotesi di elezioni anticipate che oggi venivano ventilate su alcuni giornali. Ma non lo so. Andare a votare come? Perché? Con chi? Con quale legge elettorale? Il Parlamento è sovrano, ha dato la fiducia a questo governo, è il terzo governo che non è espressione di un suffragio diretto e popolare, dopo quelli di Monti e quello di Letta, è un governo che ha un'agenda impegnativa, con delle riforme importanti, adesso si discute la legge di stabilità, io faccio parte di quella componente del PD che ritiene che si debbano fare delle buone riforme, quindi stiamo lavorando per fare delle buone riforme, non contro il nostro governo. Questo significa presentare degli emendamenti di buonsenso sulla stabilità, la vecchia legge finanziaria, sulla riforma del mercato del lavoro. Ed è uno sforzo ovviamente titanico, però cerchiamo di portare a compimento quelli che sono gli impegni che ci siamo presi con gli italiani, poi si andrà a votare naturalmente.